Presidente Benigni, primo round al Monza che ha giocato una gara accorta e ha colpito nel momento giusto, è d'accordo? Beh, sono d'accordo sì, però il primo tempo c'è stata una bella partita del Pisa che indubbiamente era da aspettarsi che c'era un calo. I nostri giocatori hanno capito che non poteva durare così perché ci hanno crediti, hanno cercato di fare gioco loro, specialmente sulle aree con velocità e per l'onore del vero anche nel secondo tempo hanno avuto due bellissime occasioni loro. Noi ne abbiamo avuto una con Berretta col tiro che il portiere ha fatto uno strepitoso intervento. Certo, poi dopo lì abbiamo segnato quel gol su rigore, ma è un rigore nettissimo. E l'amaro in bocca è che quella palla che Matteo si è trovato solo davanti al portiere, c'è stato un bellissimo intervento al portiere, ma lì se Matteo poteva far gol penso che era anche quasi chiusa, però cioè, se tanto mi dà tanto dobbiamo soffrire fino all'ultima. Lei ritiene che alla luce di questo risultato il Monza possa avere rispetto al Pisa qualche chance in più nella gara di ritorno? No, assolutamente. Io comincerò da martedì di dire che abbiamo il 50% ancora di possibilità noi e il 50% loro. Non dobbiamo permettersi minimamente di andare giù, di pensare che abbiamo già la Serie B in tasca. E questo mi... ci ho stampato ancora il 2-0 del Genoa, dove noi siamo andati giù spensierati, abbiamo fatto il gol e per un non nulla non abbiamo fatto il secondo gol. Se facevamo il secondo gol poteva essere invertita la situazione. Il mister è consapevole che bisogna andare giù, cercare di portare a casa il risultato, non dobbiamo pensare di farlo 0-0, questo penso che è impossibile. Oggi una cornice di pubblico eccezionale, anche merito della tifoseria pisana, si aspetta molto pubblico monzese all'Arena Garibaldi. Penso che, ma beh, oggi noi avevamo 4.000, quasi 5.000 spettatori anche nostri e c'erano 4.000 del Pisa, è una cornice di pubblico che ci appaga dai sacrifici che stiamo facendo. Certo, è troppo bello vedere 9.000 erotti spettatori a Brianteo, ma io, come vi ho già detto subito all'inizio, questo Monza-Brianza si deve accontentare di avere quei 5-6.000 spettatori anche in Serie B. Mister Sanzoni, primo round al Monza dopo una gara giocata molto bene da entrambe le squadre, il Monza però ha saputo colpire al momento direi giusto, è d'accordo? Ma forse il primo tempo è stato senz'altro appannaggio del Pisa. Però finito il primo tempo i miei erano abbastanza avviliti, erano un po' intimoriti, ho detto a loro bravissimi perché di più non potevamo fare, ho detto aspettiamo, possiamo anche vincere, l'importante è non prendere gol e stiamo più corti, ripartiamo meglio, così è stato. Ho ricordato ai signori, ai vostri colleghi, che poteva finire anche 2-0 e probabilmente saremmo in B, così invece dovrai soffrire fino al fischio finale, sarà una partita tiratissima che spero ci mandi in B. Se così non fosse, credo che ci andrà il Pisa, vorrà dire che avrà meritato il Pisa e esorterei tutti a non dimenticare un'altra stagione che va ricordata negli annali del Monza. E alla luce del fatto che ormai il Monza è una squadra d'esperienza, abituata a giocare queste gare, quindi non ci si può aspettare un Monza che non si farà intimorire dal pubblico dell'Arena Garibaldi, dico bene? Ma non lo so, io credo che il pubblico senz'altro darà una forza in più al Pisa, però sapendo che hai un'avversità in più, anche tu ti devi temprare per combattere anche questa avversità e prepararti sotto l'aspetto mentale a fare un'altra gara di temperamento. Recupereremo 3 o 4 giocatori importanti e quindi sarà un Monza più vero. Un'ultima battuta, alla luce di questo risultato lei ritiene che le possibilità sono sempre 50-50 o c'è forse il Monza che ha qualche possibilità in più? Non ho mai parlato di possibilità neanche di percentuali, non lo faccio neanche oggi. Spero che noi andiamo tutti convinti di poter andare in B e alla fine vedremo. Massimo Borgobello, protagonista anche oggi, nonostante non hai segnato 2 gol come Sassuolo, ma di un'ottima gara e di un assist bellissimo per Beretta, giusto? Beh, tanto ti ringrazio dei complimenti, sono sempre ben accetti. L'assist insomma è stato molto bravo, il Bere a riuscire a mettere giù una palla e a smarcarsi con uno stop a seguire, a prendere il rigore.
No, penso che oggi abbiamo fatto una buona partita, soprattutto perché abbiamo saputo soffrire nel primo tempo, perché loro erano partiti molto forte, e dopo siamo riusciti a rimanere corti e a non perdere la testa e siamo riusciti a vincere questa partita anche meritatamente. Insomma, adesso ci abbiamo ritorno, un'altra partita tutta da vivere, grosse emozioni, e speriamo di portarla a casa questa Serie B. Il mister ha detto che alla fine del primo tempo la squadra era un pochino avvilita perché non riusciva ad esprimersi come avrebbe voluto, poi nel secondo tempo, forse un pochino più libera mentalmente o spronata dal mister, si è espressa meglio, è vero? Ma sì, effettivamente, sai, noi comunque abbiamo incontrato delle difficoltà con questo Pisa, hanno giocato molto bene, ci ha schiacciato, nel primo tempo al di là di un'occasione con Beretta non avevamo prodotto molto, e nel secondo tempo probabilmente sono calati anche loro perché erano partiti molto forti, ma noi abbiamo avuto la capacità di pazientare, di aspettare, di alzare piano piano il baricentro e di passare in vantaggio con questo rigore. E per noi è importante vincere una partita, adesso ripeto, andiamo a giocarci lì questa partita che è bellissima, perché comunque ti giochi un gran finale di stagione lì a Pisa con una bella cornice di pubblico e, insomma, delle emozioni forti che, insomma, penso che sia piacevole per tutti provare.